Ciao Maker e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Prima di farti vedere il progetto di oggi, ti voglio ricordare che lunedì ho fatto una live assieme a Marco. Marco è un maker che ha trasformato un hobby in un lavoro. Vattela a vedere, te la lascio in alto nelle schede perché è molto molto interessante. Se te piace il fai da te e vuoi trarne un guadagno, troverai molti suggerimenti che ti possono essere utili. Bene, ma ora parliamo del progetto di oggi. Anche se prima devo farvi vedere una cosa. Ho la cazzuola. Ebbene, sì, oggi parleremo ancora di stampa 3D abbinata al cemento, ma c'è anche la lavorazione del legno in questo progetto, c'è anche il giardinaggio, c'è di tutto. Quindi è un esempio di un progetto di design che potete anche replicare a casa o elaborare a vostro piacimento. Prima di andare avanti voglio però fare alcuni accorgimenti. Il progetto è come lo volevo realizzare io. Qualcuno può storcere il naso, qualcun altro può dire son gusti. Ad ogni modo, la parte in cemento la vedrete con delle bolle. Ebbene, io ne volevo realizzare qualcuna in più. Purtroppo sono riuscito a fare soltanto queste bolle. Se volete invece rimuovere completamente le bolle, beh, vi invito a guardarvi il video di sabato scorso, lo trovate qui nelle schede. In molti hanno dato ottimi suggerimenti per rimuovere questo problema se volete un cemento liscio e perfetto. Quindi, se vuoi ulteriori informazioni su come migliorare questo progetto, beh, vatti a vedere anche il progetto di sabato scorso. Ora, non mi perdo più in chiacchiere, ti anticipo che c'è una novità a fine video, te la faccio vedere dopo il progetto. E ecco come ho realizzato la lampada. Per questo ho bisogno di un secchio che per fare lo stampo. Ho guardato lo secchio che avevo di là ed è troppo stretto perché mi farebbe troppo bordo qui attorno. Ho guardato il secchio da muratore che ho usato prima, ne ho rotto il fondo. Bene, ho bisogno di un recipiente e penso anche di sapere dove trovarlo. Arrivo subito. Prendo in prestito. Perfetto, perfetto. Sembra fatta apposta. Quindi ora vado a fare la miscela del gel che poi vado ad inserire e poi gli metto dentro questo. Ora pensavo di mettere giù l'oggetto così, però è palese che mi rimarrebbe tutta l'aria qui. Di conseguenza lo metterò comunque così, però dovrò coprirlo di più. Quindi mi serve più impasto. Ne faccio ancora. Prossimo progetto, un portarotolo di carta? Dimmelo nei commenti, ma deve essere bizzarro però. Bene, lo stampo si dovrebbe essere asciugato e questa volta sì. Quindi ora lo capovolgo qui nel banco da lavoro, infatti le gocce qui di stampo si sono asciugate. Lo capovolgo e andiamo a vedere di rimuovere l'oggetto che dobbiamo replicare. Mi serve qualcosa. Bene, ora devo ripulire la ciotola dei cani e poi faccio il cemento, però prima è meglio se chiudo il buco nel secchio, poi faccio il cemento e butto la colata all'interno dello stampo. Dovrebbe venire, vediamo cosa viene fuori.
Mentre la base si asciuga, io vado a realizzare il componente che mi serve sopra la base. E quindi prendo un pezzo di legno e vado al tornio. Vediamo che è venuto fuori allora qui. Questo mi serve per far passare il cavo elettrico. E ok. E vediamo un po' questo stampo. Wow. Allora, c'è da dire che lo stampo ha qualche difettino. Non lo stampo, la forma che ne è uscita. Qualche difettino che però non mi dà fastidio. Beh, le bolle, faccio uscire l'acqua perché comunque si è stagnata dell'acqua. Ora lascio asciugare per bene la forma, poi gli do una bella regolata agli spigoli. Vedete che di qua dove doveva uscire il filo mi si è rovinato un po'. Però è veramente come lo volevo io. Tra l'altro, a differenza dello stampo dell'altra volta, e in questo caso io posso riutilizzare lo stesso stampo, come vedete, per crearne ancora e quindi potrei realizzare altre basi come questa. Cioè, fantastica. Bene, ho messo la mia base ad asciugare fuori dal sole, ora metto un po' di ordine, quindi sposto lo stampo, il campione e vado a disegnare con Fusion 360 un supporto da inserire poi qui sopra che mi tenga là il portalampade e un eventuale cappello per oscurare la lampada. Ancora non so come farlo, boh, vediamo che mi invento. Ad ogni modo, poi viene così, tac e tac. I'm not afraid to
Due parole prima di finire. Volevo dire che un maker non può permettersi di non avere la sensibilità, dopo un progetto come questo, di non mettere un pollice in su. Se dopo un progetto così non metti un pollice in su, significa che al posto del cuore hai un bidone di segatura. Mi è venuta bene, dai. Ah, scherzi a parte, ragazzi, dei pollici non me ne frega niente. Fatemi sapere invece nei commenti cosa ve ne pare dell'abbinamento dei materiali, del progetto in sé, cosa ne avreste fatto per migliorarlo, oppure come lo avreste realizzato voi secondo i vostri gusti. Grazie infinite a voi che già siete nel Patreon Wall e a quelli che arriveranno. Infatti, se vuoi diventare un produttore o collaboratore del canale, non ti basta far altro che entrare nel link che trovi qui sotto in descrizione e diventare Patreon. I maker di questo video sono Roberto, che ha realizzato una casetta in legno fantastica. Tra l'altro, questo è uno dei primi suoi progetti, perché mi ha detto di averne fatti molti altri dopo. Il secondo maker di questo video è Tony, che anche lui ha realizzato una lampada. Molto di design, moderna, ma sicuramente fantastica anche questa. Se anche tu vuoi vedere le tue realizzazioni qui nei miei prossimi video, beh, inviami la foto all'indirizzo email matleit@gmail.com. Prima di salutarti ti ricordo la piccola news, cioè domani ci sarà un video in più, un video particolare, perché è una collaborazione con un personaggio, non ti dico di più. Abbiamo realizzato questo video assieme perché domani è la festa della terra e quindi abbiamo realizzato questo piccolo video assieme, però sappi che ci sarà da piegarsi dalle risate, quindi ti do appuntamento a domani. Nel frattempo ti invito a portare occhi nuovi qui nel canale, fagli conoscere questi video, questi progetti, e ricordagli che ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao maker.